Veneto esiste un borgo dove l'abbondanza d'acqua, la presenza dei frati e la laboriosità della gente del luogo ha creato una storia incredibile. Qui la lavorazione della lana ha fatto la fortuna di un intero paese. Siamo a Follina, siamo al Lanificio Paoletti, siamo alla secolare sagra di Pentecoste. Pentecoste qui a Follina nasce proprio con il mercato della lana. La Pentecoste era una festa religiosa che vedeva coinvolte tutte le comunità del territorio e in particolar modo la popolazione dell'Alpago. Dall'Alpago facevano il pellegrinaggio già in epoca medievale, venivano a piedi dall'Alpago, venivano a Follina, si celebrava una messa per loro. E quindi diciamo la festa era religiosa, ma il lunedì di Pentecoste pochi sanno che era una festa laica ed era un mercato della lana. Quindi venivano a Follina i mercanti di lana, si incontravano con i follatori, si incontravano con i tessitori e c'era un incontro e uno scambio di idee, di persone, di merci. A Follina la lana, come lo sappiamo, omen omen, il nome richiama questa straordinaria tradizione che poi è diventata industria, che poi ha fatto anche la ricchezza di Follina, ed è una tradizione che si rinnova. La cosa interessante è che questa tradizione ha un suo momento di celebrazione. E quindi questo è andato avanti e continua ad andare avanti. La manifestazione che noi facciamo, la Via della Lana, l'abbiamo voluta legare appunto alla festa della Pentecoste, immaginandola come l'antica fiera, una fiera nuova con tante contaminazioni, una fiera diversa che però nello spirito, insomma, di quello che è stato.